misteri, Maglio di Stefano ci può dare qualche informazione in più perché sono veramente discordanti. Salve di Stefano, ben ritrovato, piacere di vederla. Sono veramente discordanti Buongiorno, le buongiorno Mirta e informazioni tutti che mi voi. arrivano, perché invece dal governo, ti leggo, Razzolina domenica sera qui da me ha dato rassicurazione su tutto, tutto arrivato, tutto consegnato, mascherine a go-go. Guardi, Mirta, abbiamo due ordini di divisione delle cose. Una sono le bolle di accompagnamento delle consegne che la struttura sottoposta appunto all'opera dell'Azzolina, quindi sia il Ministero che poi il Commissario Arcuri, hanno ricevuto. Cioè, noi abbiamo consegnato in buona parte quello che serviva, ma lo stesso Arcuri ha detto chiaramente che alcune cose arriveranno fino a ottobre. D'altronde, pensare di rifare sostanzialmente le scuole italiane da zero dopo 30 anni di abbandono in 2 giorni è impossibile. Poi No, io ho però scusi l'esperienza diretta, mia mamma è Mario, lei è un'insegnante una di scuola persona elementare intelligente, e ci lei, dobbiamo intendere, no? un Due attimo giorni, Mirta, mi sei dica, mesi, sì perché però, abbiamo chiuso le scuole a marzo, abbia pazienza. no, 6 mesi. 6 mesi però i protocolli per capire come far funzionare meglio le scuole erano in mano a comitati, perché non è semplice chiaramente, non è semplice capire come far vivere i nostri figli ogni giorno nelle scuole, quindi abbiamo dovuto mettere a punto tutto. Poi le dico l'altro punto, l'altra analisi è mia madre, insegnante di scuola elementare, mi racconta il lavoro che si sta facendo e me lo racconta in modo ottimo, parliamo di Palermo in quel caso. Ora ci sono poi chiaramente differenze tra presidi e presidi, chi si è messo subito anche a coadiuvare i lavori nella scuola e hanno fatto anche la richiesta, perché vi ricordo che la richiesta di ottenimento del materiale partiva dalle scuole in base alle esigenze della singola scuola.